Buongiorno a tutti, facciamo questa comunicazione ufficiale perché abbiamo da poco concluso una riunione urgente presso l'aula consiliare con tutti gli assessori, i tecnici del comune, il comandante della stazione dei carabinieri, i vigili urbani, la protezione civile. Stiamo vivendo delle ore concitate, dei momenti difficili. Questa notte il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo provvedimento individuando altre zone qualificate appunto come zone rosse e purtroppo questa notte si sono verificati degli episodi che sono preoccupanti in quanto tutti i soggetti che, soprattutto quelli della Regione Lombardia, in previsione della dichiarazione come zona rossa di questi territori, si sono messi in viaggio e sono giunti qui nei nostri territori. Anche molti nostri concittadini hanno adottato questa decisione. È una decisione purtroppo che non andava presa, non si dovevano muovere da quelle zone perché è scattato il divieto sia di ingresso che di uscita dalla Regione Lombardia e da una serie di province che sono indicate nel provvedimento adottato e firmato questa notte. Le province sono quelle di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Questa mattina presto noi abbiamo avuto notizia che molti nostri concittadini sono partiti da Parma e da altre province individuate come zone rosse e sono in viaggio, sono arrivate qui a Cesena. L'appello veramente forte è quello di comunicare immediatamente la loro presenza a Cesena o a me o al comune o ai medici di base. Nel frattempo è stato emanato da parte del Presidente della Regione un'ordinanza che obbliga queste persone a comunicare la loro presenza sul territorio. Oltre alla presenza sul territorio, devono immediatamente porsi in isolamento a casa, devono stare in quarantena per 14 giorni. Non è un dramma, per piacere adottate questa misura. Rimanete a casa, non uscite, comunicate a me, al comune e ai vostri medici di base la presenza sul territorio. Dovete stare a casa, non vi dovete muovere, dovete mettere, se avete avuto contatti con i vostri familiari, devono fare la stessa cosa, devono rimanere in isolamento. Guardate, è questa una misura precauzionale che ne va della salute di tutti e del bene di tutti. È vero. Il coronavirus, ci dicono i medici, si può guarire, non è preoccupante, ma qui c'è un altro problema, che se intasiamo gli ospedali salta l'intero sistema sanitario. Immaginate che cosa significhi un territorio come Cesena che può presentare diversi soggetti positivi o l'intero Agraversano con soggetti positivi si vanno ad affollare quelli che sono gli ospedali, rischiamo che altre persone che devono avere assistenza non possono ricevere assistenza, un infartuato, una qualsiasi persona che può avere un altro tipo di problema. Quindi vi chiedo veramente, al di là dell'obbligo di legge, perché da stamattina c'è un'ordinanza del Presidente della Regione che ordina di comunicare, vi chiedo veramente, quale sindaco di questa comunità, quale autorità sanitaria locale, di rispettare questa misura di buonsenso. Ne va della salute di tutti. Questa notte sono stati adottati altri provvedimenti, cercherò in maniera rapida di indicarli. Sono sospese attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e assimilati. Per cui già da adesso comandanti, carabinieri e vigili urbani sono in giro per il paese per comunicare la sospensione dell'attività. Assieme a queste attività, il Presidente della Regione ha sospeso l'attività relative alle piscine, palestre e centri benessere. Per quanto riguarda
attività di ristorazione bar è stato introdotto un obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Attenzione, se questo non dovesse essere rispettato, il decreto presuppone la sospensione dell'attività in caso di violazione. Quindi nei prossimi giorni ci saranno dei controlli sotto questo aspetto. Per gli altri esercizi commerciali, il gestore deve garantire l'adozione di misure tese a fare in modo che non ci sia assembramento, che ci siano ingressi contingentati e che ci sia sempre il rispetto della distanza di un metro. C'è anche un altro punto che è abbastanza importante, riguarda la sospensione delle cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Tra poco incontrerò il parroco Don Giuseppe Schiavone per concordare con l'autorità locale religiosa le misure da adottare, perché anche i luoghi di culto possono essere frequentati a condizione che non ci siano assembramenti. Nelle prossime ore disporremo che anche negli uffici pubblici sia rispettato il divieto di contatti a meno di un metro. Provvederemo a sospendere le attività legate ai luoghi pubblici di pertinenza del comune, quali biblioteca, casa degli anziani e sede della consulta dei diversamente abili e casa delle associazioni. È un momento, dicevo, particolare, un momento concitato, è un momento dove stiamo cercando di mettere in campo tutte le misure necessarie. Domani mattina emetteremo un avviso, un ulteriore avviso per le attività commerciali, attiveremo anche un numero per le emergenze, perché c'è un dato importante che deve essere comunicato e ci tengo a farlo. Il decreto raccomanda alle persone anziane, soprattutto quelle che hanno particolari patologie, a non uscire di casa, quindi si può verificare la necessità che queste persone abbiano bisogno di assistenza per una qualsiasi cosa, fare la spesa, pagare una bolletta. Attiveremo un numero di un'utenza cellulare, probabilmente già domani mattina la comunicheremo e ci si potrà rivolgere attraverso questo numero al comune e avremo i volontari della protezione civile che daranno assistenza. Questo numero sarà valido anche per tutte le persone che saranno collocate o sono già collocate in isolamento. Nel frattempo, dicevo, domani emetteremo un avviso per informare le attività commerciali sulle misure da adottare. C'è un'ulteriore raccomandazione che dobbiamo fare, perché abbiamo notato che questa raccomandazione non viene rispettata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei vari decreti che ha emesso, ha indicato delle misure igienico-sanitarie da rispettare. Il divieto di mantenere contatti sociali a una distanza inferiore a un metro. Ci stanno comunicando che ci sono ancora persone che non stanno rispettando queste misure, persone che frequentano circoli, luoghi di ritrovo dove non c'è rispetto di queste misure. Sono delle misure, ripeto, importanti dal punto di vista igienico-sanitario per ridurre il rischio di contagio. Quindi vi chiedo veramente di provare a rispettare queste misure. Abbiamo invitato, lo ha fatto il Presidente della Regione ieri, lo hanno fatto tutti i sindaci, l'ho fatto anch'io e lo ripeto. Proviamo a limitare le uscite, soprattutto un appello ai ragazzi, ai giovani, proviamo ad evitare i luoghi affollati, i luoghi della movida che riguardano altri paesi, proviamo a ridurre questi contatti, perché c'è evidentemente, per adottare un provvedimento simile che riguarda la regione Campania, c'è un rischio elevato di contagio. Voglio concludere questo messaggio ufficiale, questa comunicazione, ribadendo l'invito alle persone che questa notte sono partite dalle regioni del nord a comunicare
ufficialmente la loro presenza sul territorio, a mettersi in isolamento, evitare contatti con i familiari e con le persone, a comunicare o a me e ai medici di base, perché il provvedimento della regione è molto chiaro, la comunicazione obbligatoria va fatta al comune e al medico di base, comunicare la loro presenza sul territorio e soprattutto rispettare l'isolamento. Attenzione, il rispetto dell'isolamento è obbligatorio e c'è una sanzione per il mancato rispetto. Si commette un reato nel non comunicare e nel non rispettare l'isolamento. Voglio concludere con un augurio alle donne. Oggi è la festa delle donne, ma per quello che c'è, per la situazione che c'è a livello nazionale, è una giornata che è passata in secondo piano, non si possono potute fare manifestazioni pubbliche, però in questo momento ci sono molte donne impegnate in vari livelli istituzionali di volontariato a fronteggiare questa emergenza. A loro va il nostro pensiero per questa giornata. In bocca al lupo a tutti e soprattutto insieme riusciremo, sono convinto, a superare questo momento difficile.